Questa è una maglia con la manica reglan lavorata dall'alto in basso a partire dal collo, appunto rombi abbelliti da maglie passate. Non è un video per i principianti, è già impegnativo lavorare i rombi e includervi gli aumenti del reglan. Per questa prima parte ho sviluppato anche uno schema al quale metto il link sotto a questo video insieme ai link al video del collo, del punto rombi e delle varie tecniche di cui bisognerebbe essere già pratici. Come bisognerebbe avere almeno un'infarinatura nel reglan, perché non mi ci soffermo più di tanto, ma parlo piuttosto delle varie furbate che ho usato, che uno può sfruttare in tutto o in parte per una maglia come questa o per un capo diverso. Per l'alzata del collo ho combinato i ferri accorciati tradizionali lavorati in alto e l'alzata del collo giapponese che si lavora a sprone finito prima di dividere le maniche dal corpo. A questa alzata giapponese è dedicata la seconda parte e può guardarla chiunque, anche chi lo sente per la prima volta, perché è una tecnica utile, applicabile non solo al reglan, ma anche a una maglia con manica a martello o a sprone rotondo, che ci permette, se vogliamo un capo abbastanza accollato, di evitare del tutto i ferri accorciati. Però se vogliamo una scollatura più profonda ne avremo comunque bisogno e dovremo combinare le difficoltà del punto traforato dei ferri accorciati e degli aumenti del reglan. Ed ecco a cosa è dedicata questa prima parte. A come poter lavorare la prima serie dei rombi, quelli coinvolti nei ferri accorciati, senza gli aumenti del reglan. Come si vede, gli aumenti partono dal secondo rombo. Questo è possibile grazie a un numero di maglia particolare. Io arrivo a questo numero partendo dal collo doppio con limitazione del rimaglio industriale che mi lascia sui ferri il doppio delle maglie, ma non è obbligatorio. Si vedrà un bel po' di numeri, ma non è matematica, è logica. Certo, chi non vuole riflettere e non ha pazienza si troverà in difficoltà, ma chi ama le sfide e chi è disposto a perdonarmi qualche ragionamento magari un po' contorto, ce la farà senz'altro. Se qualcosa non si capisce subito, si può riascoltare, si può anche rallentare il video, magari a 0,75. Sul PC si regola con la rotellina dentata in basso a destra e sul telefonino è sotto i puntini in alto a destra, ma sconsiglio il telefonino, non si vede niente. Ho usato il filato Shiepie Suirl colore Dandelion, cioè tarassaco, 100 grammi 450 metri. Oltre alle maglie per partire e i primi ferri accorciati, faccio vedere gli aumenti del reglan, come conciliarli con il punto rombi, come distribuire i ragnetti creati dalle maglie allungate e come lavorarle quando capitano a cavallo tra un motivo completo e uno incompleto. Prima di tutto bisogna fare un campione abbastanza grande sia a punto rombo che a punto che useremo per la rifinitura e misurarlo appena fatto e dopo averlo lavato e asciugato, perché se dopo il lavaggio si stringe o si allarga dovremo tenerne conto quando faremo i calcoli e quando poi proveremo il capo. Si può partire dai rombi e aggiungere la rifinitura dopo oppure dalla rifinitura. Qua ho iniziato con una rifinitura singola a costa 1 a 1 avviata con l'avvio simil-tubolare, è spiegato in un video a parte. Poi ho scelto invece il collo doppio con limitazione dell'attaccatura industriale, spiegato sempre in un video a parte. Adesso sono nella fase in cui ho sui ferri il doppio delle maglie e dovrei dimezzare il numero di maglie e tornare a quello iniziale. Inizialmente avevo avviato le maglie basandomi sul campione a costa 1 a 1 e le maglie che corrispondevano alla circonferenza della scollatura. Ma voglio partire non da questo numero, ma da più maglie per essere più comoda nello sviluppo del mio reglan. Chi non ha fatto questa lavorazione e ha ancora il numero di maglie iniziale può comunque seguirmi per capire quante maglie ci vogliono e arrivarci non con le diminuzioni come me, ma con gli aumenti. Che vantaggio mi dà partire da più maglie e quante maglie mi servono?
In una maglia con la manica reglan lavorata dall'alto in basso si parte da un numero di maglie che corrisponde alla circonferenza dello scollo. Le maglie si dividono in quattro parti. Si può fare un terzo davanti, un terzo la schiena, un sesto una manica, un sesto l'altra, oppure tre ottavi, un ottavo, un ottavo. Si marcano quattro linee di reglan. E finché all'altezza dell'ascella le maniche non si stacchino dal corpo nella maglia, si lavora in tondo tutto insieme e la maglia cresce grazie a due aumenti ai lati di ciascuna delle quattro linee di reglan, un giro sì, un giro no. Cioè aggiungiamo 8 maglie ogni due giri. Siccome queste quattro parti si sviluppano separate perché sono divise dalle quattro linee di reglan, se non lavoriamo a maglia rasata ma a un punto particolare come il mio rombo, per ognuna delle quattro parti in partenza dobbiamo predisporre un numero di maglie multiplo di quello su cui si sviluppa il nostro punto, nel mio caso 10. E io nella fase iniziale me lo voglio risparmiare. Poi aggiungiamo le maglie lungo le linee di reglan. Queste nuove maglie devono essere incorporate nel punto ed è un impegno che almeno per il primo rombo, per i 16 ferri del primo rombo, mi voglio risparmiare. Poi c'è il discorso dell'alzata del collo. Anche nella maglia più accollata la schiena è sempre più alta del davanti, altrimenti il collo rimane scoperto. I giapponesi questa alzata del collo la creano dopo aver lavorato lo sprone, prima di dividere le maniche e il resto. Ma più spesso si lavora subito in alto a ferri accorciati. Si lavora solo la schiena, poi ci si inoltra sempre più verso il davanti e così la schiena cresce di più in altezza. Quando nel fare i ferri accorciati si attraversano solo le linee di reglan della schiena, la schiena cresce di più anche in larghezza. Per non avere la schiena troppo larga a fine lavori, in base a quante volte succede questo, si fa il calcolo delle maglie da sottrarre alla schiena e da dare al davanti in partenza. Anche questo me lo voglio risparmiare, non ne tengo proprio conto. Purtroppo è gratis solo il formaggio nella trappola per topi e per avere tutto sto risparmio qualche minuto nei calcoli lo devo investire e stare attenta appunto alle trappole. Per poter evitare questi aumenti devo partire da un numero di maglie che corrisponde a quello che avrei raggiunto se durante la lavorazione del rombo avessi fatto gli aumenti regolari e sono 4 linee di reglan. Due aumenti prima e dopo lungo ciascuna linea ogni due giri equivale a quattro maglie che aggiungo ad ogni giro. Il mio rombo è alto 16 ferri, ossia giri. Quindi durante 16 giri avrei aggiunto 16 per 4, 64 maglie. Ora la trappola. Mi viene la tentazione di dire: avevo 122 maglie iniziali che corrispondevano a 38 cm di circonferenza a scollo sulle quali ho lavorato la rifinitura. A queste 122 maglie aggiungo 64 che avrei aggiunto se avessi lavorato il rombo con gli aumenti regolari. 186 arrotondo e sono 18 motivi da 10 maglie ciascuno. E invece no, bisogna considerare che la gradazione, la tensione del punto rombo è diversa dalla costa. Si vede ad occhio nudo che rispetto alla costa il rombo è molto più largo. Le mie 122 maglie le avevo calcolato basandomi sul fatto che la costa per un centimetro richiedeva 3,2 maglie, e invece per il rombo per ogni centimetro ce ne vogliono solo 2,47. Quindi misuro il campione e faccio o le proporzioni oppure vedo quante maglie ci sono in un centimetro e moltiplico 38 centimetri di circonferenza collo per 2,47, 94 maglie. A 94 e non a 122 aggiungo 64 maglie che avrei aggiunto se avessi lavorato gli aumenti regolari.
158, arrotondo a 160 e sono 16 motivi da 10 maglie ciascuna. Alla fine della costa tubolare avevo il doppio delle 122 maglie della rifinitura, le maglie iniziali 244 maglie. Quindi da 244 devo scendere a 160, cioè devo diminuire 84 maglie. Divido le 244 maglie presenti per 84 maglie da diminuire, 2,9 arrotondo. Devo fare le diminuzioni ogni 3 maglie, cioè in un gruppo di 3 maglie, una la lavoro normalmente e le altre due insieme. Una la lavoro e le altre due insieme. E così da ogni 3 maglie ne rimangono 2. Se i calcoli cedessero un numero proprio a metà tra due numeri interi, per esempio 3,4, 3,6, potremmo diminuire ora ogni 3, ora ogni 4 maglie. Adesso lavoro come stabilito. Una maglia la lavoro e due le lavoro insieme. Un diritto, due insieme a diritto, un diritto, due insieme a diritto. Per l'effetto decorativo si può lavorare un rovescio, due insieme a rovescio. Completato il giro con le diminuzioni, ne faccio un altro tutto a diritto. Con l'occasione conto le maglie e se verso la fine mi rendo conto che mi manca qualche maglia, posso disfare una diminuzione del giro precedente e lavorare due maglie al posto di una. Se qualcuno avanza, posso fare una diminuzione e un domani, se eventualmente devo rifare la rifinitura del collo, questo sarà un punto tranquillo in cui poter riprendere le maglie. Ho 160 maglie, cioè 16 motivi da 10 maglie, e in questo momento non ho bisogno delle maglie da destinare alle linee di réglan, né delle maglie di simmetria alla fine di ognuna delle quattro parti. Mi basterebbe in realtà delimitare la schiena, perché per poter lavorare a ferri accorciati e creare l'alzata del collo, devo sapere dove inizia e finisce la schiena. Ma con l'occasione posso fare la divisione completa. Le mie 160 maglie, ossia 16 motivi, le divido in ottavi e do 3 ottavi, cioè 60 maglie alla schiena, 3 ottavi al davanti, un ottavo 20 maglie a una manica e un ottavo all'altra. Metto i marcapunti in questi punti, quindi 60, 60, 20, 20, e a partire da qui decido di quante maglie mi inoltrerò man mano verso il davanti con i miei ferri accorciati. I marcapunti blu segnano la schiena e poi ho le maniche, questo è il davanti. Altri marcapunti mi indicano dove girare il lavoro quando faccio i ferri accorciati. Il rombo si sviluppa su 16 ferri, parto dal blu, vado all'altro blu e 1, giro il lavoro, torno al blu, 2. Avanzo fino al rosa, 3, e vado al rosa, 4, metallico, 5, metallico, 6, giallo, 7, giallo, 8, blu, 9, blu, 10, e 11, e 12, e 13, e 14, e finalmente 15 e 16. Ho completato il rombo e riprendo a lavorare in tondo. Nel frattempo la schiena sarà cresciuta, il davanti rimarrà più basso e il rombo successivo sul davanti, cioè i rombi successivi, partiranno regolarmente dal primo ferro, cioè dal primo giro. Questi marcapunti per ora li ho distribuiti andando avanti di 5 in 5, poi se mentre faccio il rombo mi rendo conto che laddove devo girare il lavoro mi capita una diminuzione, un aumento, qualcosa di scomodo, posso tranquillamente girare il lavoro una maglia prima o due maglie dopo rispetto al previsto. Chiaramente farò poi la cosa simmetrica dall'altra parte.
La necessità di questa correzione si presenta subito perché quando lavorato il primo ferro arrivo al marcapunti blu e finisco il punto con una diminuzione, un gettato, non posso girare il lavoro con un gettato alla fine. Allora sposto il marcapunti e lavoro il diritto successivo, giro il lavoro. Faccio in modo da non lasciare il buco con il metodo preferito, io faccio con il metodo alla tedesca, cioè passo la prima maglia, tiro il filo verso dietro, così queste due zampine raddoppiano e dopo le lavorerò insieme e torno indietro lavorando tutto a rovescio come richiede il punto. Torno al punto di partenza, supero il marcapunti di una maglia simmetricamente a come l'ho fatto dall'altra parte, giro il lavoro per non lasciare buchi, la prima maglia la passo e tiro il filo forte verso dietro e lavoro il terzo ferro del rombo e mi porto al marcapunti successivo, e cioè quello rosa. Perciò supero il primo marcapunti, trovo la maglia che ho fatto raddoppiare per non lasciare buchi dove ho girato il lavoro. Il punto mi richiede due diritti, quindi queste due zampine le lavoro insieme a diritto, faccio il secondo diritto, un gettato, poi mi viene una diminuzione e poi seguono tre diritti, quindi ne faccio uno e un punto comodo, non devo fare nessun aggiustamento, giro semplicemente il lavoro, la manovra antibuco. E continuo a lavorare sul rovescio del lavoro fino ad arrivare nel punto rosa dall'altra parte. Ci arrivo lavorando a rovescio, non dimentico di lavorare insieme le due zampine della maglia che ho girato per non lasciare buchi. Qua faccio la solita manovra, giro il lavoro. Passo la maglia, tiro il filo e qua l'unica difficoltà è agganciarmi al punto che sto facendo. Ora sarò al quinto ferro del rombo e qua il punto inizia, quindi qua ho la coda alla fine del rombo precedente e il punto mi dice che devo lavorare due insieme, un gettato e due diritti. E poi come prima lavoro la schiena, supero il punto in cui ho girato il lavoro la volta precedente, arrivo al successivo, giro lavorando sul rovescio, mi porto nel punto corrispondente dall'altra parte, giro e così via. Se devo girare il lavoro in un punto che mi crea difficoltà, aggiusto il tiro. Per esempio qua la situazione era questa maglia a diritto e su due maglie successive, la seconda e la terza, fare la diminuzione. Così la prima l'ho girata per non lasciare buchi e poi ho proseguito senza problemi. Ma poteva capitare di dover fare la diminuzione non sulla seconda e terza, ma sulla prima e la seconda maglia e non avrei potuto girare, la prima maglia. Allora mi sarei portata una maglia più in là, avrei girato questa e sulla prima e la seconda maglia, che a questo punto rimanevano tranquille, avrei fatto la mia diminuzione. Man mano che supero questi punti, elimino i marcapunti così non mi danno fastidio e lascio solo questi che separano la schiena dalle maniche e le maniche dal davanti. Io sono partita dalla schiena e poi man mano mi sono avvicinata sempre più al centro del davanti. Chi preferisce può fare il contrario, al primo ferro arrivare fino
fin nel davanti, poi questo sarà il secondo, questo il terzo, e man mano ci si allontana fino a rimanere solo sulla schiena. Adesso sto finendo il sedicesimo ferro, l'ultimo ferro del mio rombo, e ora, fatta l'ultima manovra antibuco, riprendo a lavorare in tondo. Ora sorge il dilemma, sempre rispetto al punto, perché se riprendo a lavorare in tondo da qui, l'inizio del mio giro sarà qui. Posso farlo qui oppure posso riportarlo dove era all'inizio, e cioè dietro la spalla, tra la manica e la schiena. Preferisco fare così, preferisco avere l'inizio giro in un punto meno visibile. E visto che il quindicesimo e il sedicesimo, gli ultimi due ferri del rombo, erano a maglia rasata, e comunque questi motivi sono parziali, io decido che non succede niente se, sempre lavorando a diritto, mi porto fino al punto di partenza iniziale, e da lì comincerò il primo giro del punto rombo. Ho fatto le prove per le linee di reglan, ogni linea di reglan sarà composta da una sola maglia. Qua ho fatto gli aumenti intercalati lavorati a ritorto. Questo è l'aumento mediano o levato lavorato sempre a ritorto. Questo è il mediano lavorato non a ritorto. E questo è l'aumento ripreso che ha vinto la gara. Ho messo un marcapunti rosso per far vedere meglio l'inizio del giro, e devo cominciare a fare gli aumenti ai lati delle quattro linee di reglan, un giro sì, un giro no. Però queste linee di reglan mi mancano ancora, perché all'inizio me le ero risparmiate, e mi manca anche la maglia di simmetria alla fine di ogni sezione. Finora avevo lavorato tutti i rombi di fila, ma ora le maniche, il davanti e la schiena si separano, e ognuno dovrà avere un multiplo di 10 più la maglia di simmetria. Ebbene, la linea di reglan e la maglia di simmetria che mi mancano me li procuro proprio con questo primo aumento. Finisco quindi di lavorare la mia manica, e ora ho il diritto, il primo diritto del primo rombo, che sta tra un rombo e l'altro. Questo diritto diventerà la mia linea di reglan. L'aumento che faccio sulla sua destra si aggiunge alla sezione precedente e diventa la maglia di simmetria, e l'aumento che faccio sulla sua sinistra diventa il primo diritto, la prima maglia del rombo. Ho detto che avevo optato per l'aumento ripreso, però ho visto che proprio all'inizio sta molto bene l'aumento levato, che crea un bel ragnetto. Perciò faccio l'aumento levato lavorando la zampina sinistra della maglia del ferro precedente prima della maglia dell'asse, lavoro a diritto la maglia dell'asse, questa maglia che diventa la maglia della linea di reglan, e lavoro a diritto la parte destra della maglia sottostante della maglia successiva. Quindi questa è diventata la maglia della simmetria della manica, questa la linea di reglan, e questo è il primo diritto del rombo. Questa maglia, per non essere scomoda negli aumenti ripresi, la segno così, non metto il marcapunti prima di questa maglia perché mi darebbe fastidio, ma esattamente sotto a questa maglia, e poi man mano lo sposterò per averlo più vicino, per orientarmi meglio. E adesso lavoro il primo rombo, quindi il primo diritto c'è già, poi viene un gettato, una diminuzione con l'inclinazione a sinistra, poi 5 diritti, una diminuzione con l'inclinazione a destra, e così via, e vado fino alla fine della schiena. E faccio poi la stessa cosa anche con le linee di reglan restanti. Alla fine del rombo bisogna fare un po' di attenzione, perché finisce con diminuzione e gettato.
Poi per fare l'aumento levato devo lavorare la parte sinistra della maglia del ferro precedente, quindi ce l'ho ben presente questa, no? Lavoro la diminuzione, non dimentico il gettato e da questa zampina devo estrarre la nuova maglia che diventa la maglia di simmetria del rombo. Poi lavoro a diritto quella che diventerà la maglia della linea di Reglan e poi la parte destra della maglia del ferro precedente nella maglia successiva. Segno questa maglia che diventerà la maglia della linea di Reglan. Ho praticamente lavorato il primo diritto del rombo, gettato e così via. E poi lavorerò un giro tutto a diritto senza aumenti, il secondo giro. Così quando arrivo all'ultimo rombo lo trovo già completo della sua maglia di simmetria. Avevo creato proprio all'inizio con il primissimo aumento. Ora lavoro il secondo giro senza niente di particolare, lavoro tutto a diritto. Anzi, non lavoro tutto a diritto perché le maglie che risultano dalle diminuzioni in questa mia versione ho deciso di passarle. Quindi lavoro tutto a diritto senza aumenti, senza niente, ma le maglie delle diminuzioni le passo, non le lavoro, le passo con il filo dietro, così le linee dei rombi saranno più marcate. Ho finito il secondo giro, adesso devo fare di nuovo gli aumenti e li faccio come ho stabilito, come aumenti ripresi, dove lavoro prima la parte destra della maglia che si trova sotto a quella che mi fa da linea di Reglan, poi la maglia che fa da linea di Reglan e poi la parte sinistra della maglia sottostante. E ora al terzo giro i miei rombi sono ancora composti tutti da 10 maglie, quindi li lavoro senza niente di particolare, ma a partire dal quinto giro, visto che adesso ho aggiunto delle maglie, dovrò includere nel rombo le maglie che man mano aggiungo lungo le linee di Reglan. Non faccio vedere tutto giro per giro, maglia per maglia, perché il video durerebbe 5 ore. Faccio solo un esempio. Ho segnato l'inizio e la fine dei motivi completi. Sulla manica ne ho due per ora, 20 maglie, e così vedo bene quante maglie ho aggiunto ai giri precedenti. Qua sono per esempio all'undicesimo ferro, questa è la maglia di Reglan, questi sono gli aumenti che ho fatto ora, e qua ho 1, 2, 3, 4 maglie aggiunte ai giri precedenti prima dell'inizio del motivo completo, e qui 1, 2, 3, 4, 5. Alla fine, la fine del motivo completo è la linea di Reglan. Sono 5 perché c'è anche la maglia di simmetria. Le prime 4 maglie le lavoro per includerle nel motivo come la fine del motivo completo e le ultime come l'inizio del motivo successivo. Per esempio, adesso ho fatto gli aumenti di turno accanto alle linee di Reglan e queste prime 4 maglie le lavoro come la fine appunto del motivo, che è un diritto, un gettato, una diminuzione con l'inclinazione a sinistra e un diritto. Quindi un diritto, un gettato, una diminuzione e un diritto.
Ora lavoro i motivi completi fino alla fine. Inizio con due diritti, una diminuzione con l'inclinazione a destra, un gettato, un diritto, eccetera. Teniamo a mente questo. Vado avanti fino alla fine. Finisco qua sul davanti i miei sei motivi completi. E superato il marcapunti, mi comporto come se stessi iniziando un altro motivo, un nuovo motivo, perciò come all'inizio di un motivo completo, all'undicesimo ferro, lavoro due diritti, una diminuzione, un gettato e un diritto. Ed ecco che correttamente mi trovo proprio alla maglia della linea di Reglan. Faccio l'aumento ripreso, e ora sono nella manica. Trovo di nuovo le quattro maglie aggiunte ai giri precedenti. E lavoro come si lavora alla fine del motivo, un diritto, un gettato, una diminuzione con l'inclinazione a sinistra, un diritto e poi i motivi completi. E così le maglie aggiunte cominciano a far parte del rombo. Sotto al video metto il link allo schema di sviluppo di queste diminuzioni per le prime ripetizioni. Comunque è semplice, basta imparare bene il punto e prima dell'inizio del motivo completo lavorare anche guardandolo semplicemente la fine del motivo precedente e quando abbiamo finito i motivi completi iniziare il nuovo e poi fermarci alla linea di Reglan. L'unico accorgimento, ma molto importante, è che ci possono essere delle situazioni in cui è richiesta una diminuzione, ma il numero di maglie non ci permette di farlo. Per esempio, al nono giro, in teoria avrei dovuto fare diminuzione e due diritti, ma per fare una diminuzione ci vogliono quattro maglie, io ne avevo solo tre. E allora questa diminuzione l'ho sostituita con un semplice diritto. Idem se ci dovesse capitare una diminuzione non controbilanciata da un gettato. Non la facciamo, facciamo solo un diritto, altrimenti non ci troviamo più con il numero delle maglie. Con i rombi mi sono organizzata così. Abbellire con le maglie passate tutti quanti i rombi è eccessivo. Alterno quelli con le maglie passate e quelli senza, che chiamo il rombo rilassato. In teoria le maglie passate si fanno due volte, al settimo e al quindicesimo giri. Invece le lavoro una sola volta, o solo al settimo o solo al quindicesimo. Così ottengo una fila di rombi abbelliti e una no, una sì e una no. Faccio un rombo sì, un rombo no anche in orizzontale. Per esempio, al settimo giro ho lavorato un rombo abbellito e uno no. Al quindicesimo non ho fatto le maglie passate. Al settimo giro del rombo successivo le faccio di nuovo e i rombi abbelliti le dispongo non sopra quelli del giro precedente, ma sfasati a scacchiera sopra quelli lisci. Ai margini faccio i rombi abbelliti solo quando tra il rombo e la linea di Reglan ci sono abbastanza maglie. Per avere la simmetria, se parto da un numero di motivi pari, 6 nel mio caso, faccio le maglie allungate sempre al settimo giro. Qua ho disegnato i motivi che si aggiungono grazie agli aumenti lungo le linee di Reglan. Se invece inizialmente il mio numero di motivi è dispari, faccio le maglie allungate sempre al quindicesimo giro. Quando un rombo da abbellire capita a cavallo tra i motivi completi e quello che si sta formando, ma ci sono abbastanza maglie e posso fare le maglie allungate, non mi faccio impressionare da questo fatto. Ci arrivo tranquillamente. Ora, proprio dopo il marcapunti, c'è la maglia alla quale devo agganciare le maglie allungate.
tolgo il marcapunti, faccio le mie maglie allungate, vediamo se il filo di Lurex mi frega, perché questo vigliacco ha l'abitudine di nascondersi, di scappare. Lavoro le maglie allungate, le lavoro insieme alla maglia centrale del rombo, poi non dimentico di rimettere il marcapunti al suo posto e proseguo tranquillamente. Completo questo motivo, ormai rispetto al motivo completo ci ho aggiunto 8 maglie. Non dimentico di fare l'aumento di turno. Questa è la maglia che costituisce la linea di Raglan e anche dall'altra parte troverò un motivo incompleto e uno completo e il rombo è a cavallo, quindi mi porto fino a questa maglia, tolgo il marcapunti, faccio le maglie allungate, le lavoro insieme a questa maglia, rimetto il marcapunti dov'era e proseguo. Chiaramente faccio sempre attenzione, prima di lavorare un rombo abbellito mi accerto di essere nel punto giusto. Qua ho fatto il rombo con le maglie allungate, poi ho lavorato uno tutto a diritto, infatti si trova sopra il vecchio belluccio e ora mi trovo sopra al liscio precedente e posso lavorare le maglie allungate.